Buongiorno, è giovedì 6 agosto 2020. Buongiorno a tutti quanti, è arrivata anche la musica di background che ci accompagna in questa lunga chiacchierata del mattino. Sanità 384.000 in lista di attesa, diciamo il conto che si paga dopo il lockdown, dopo il Covid, dopo la grande operazione della sanità che ha dovuto tenere botta di fronte a questo virus terribile. La giunta regionale approva il piano per smaltire le prestazioni accumulate durante il lockdown. Esodo, 46 cantieri sulle strade umbre. Qui c'è una fotografia dei lavori in corso, uno dei tanti cantieri che ci sono in questo momento. Minacciato sciopero generale, licenziamenti, scontro Confindustria, sindacati, ancora Beirut, apocalisse e danni per miliardi. Avrete visto il dramma che purtroppo, come avevamo detto e come dicono tutti i giornali e tutte le televisioni, va ingigantendosi ora dopo ora. Carcere per i dirigenti del porto. Spoleto, gratta e vince, 1 milione con un biglietto da 20 euro. Evviva, come si dice. Il tagliando fortunato acquistato da una donna alla tabaccheria edicola di Massimo Corsaletti. Stavamo per svenire dalla felicità. E poi i camici colorati all'ospedale, Perugia. Ancora Monte Gabbione, Scarsuola, set per spot di Gucci. Quel luogo, se non l'avete visitato, è da visitare, credetemi io. Noi l'abbiamo fatto diverso tempo fa con un concerto in quell'occasione c'era, se non vado errato, i solisti di Perugia o qualcosa di simile. Montefalco disavanzo per 4 milioni e 200 mila euro. Ci sarà una conferenza stampa per raccontare questa vicenda dal punto di vista di noi siamo Montefalco, sarà una conferenza stampa online, ma si potrà anche essere presenti. Umbria, lo Stato vende 11 edifici pubblici, Foligno sicurezza, sindaco chiede più agenti. E poi in basso a sinistra c'è il Perugia Calcio, c'è Oddo Calcio Grifo, attesa finita, oggi conoscerà l'avversario per i playout. Ternana slitta a martedì la firma di Lucarelli. Pasquato verso Gubbio, trattativa addirittura. Poi calcio, un giovane del Foligno sbarca a Monza in Serie B. Beh, bello, no? Adesso passiamo invece alla nazione di Pierpaolo Ciuffi. Mi piace mettere subito in evidenza Umbria Jazz. Umbria Jazz perché la amiamo, perché la amiamo tutti quanti, perché Umbria Jazz è anche il segno del rilancio, della ripresa, è il segno che l'Umbria non si ferma, è il segno che quello che voleva il Covid annichilirci sotto tutti i punti di vista, anche e soprattutto dal punto di vista, in questo caso, dell'arte, della musica, degli spettacoli dal vivo. Beh, insomma, Umbria Jazz significa reagire, significa una vendetta quasi nei confronti di quello che è stato il lockdown, di quella che la pandemia ha purtroppo imposto a noi esseri umani. Chi nel mondo del lavoro ha subito tantissimo viva Dio ciò che si fa per l'arte, gli artisti, i musicisti, tutti coloro che lavorano, no, per costruire un evento imponente come Umbria Jazz hanno subito. E cominciare da domani, qui dice la Nazione, da domani lo spin-off di Umbria Jazz Centro Blindato è il segno di una rinascita, è il segno di una rivincita del genere umano contro questa brutta bestia che ci ha colpiti. Post-Covid, anche qui c'è un'invocazione, se vogliamo, un invito molto forte, perché Bassetti è solito fare questi inviti e scrollare un po' la società civile. L'invito di Bassetti, quei negozi chiusi mi amareggiano, occorre ripartire. Poi l'AIFA certifica il boom.
Lockdown, cioè, scusate, il solito questa è la posizione della nazione, lockdown, i dati in Umbria da record per consumo di paracetamolo, ma non solo, perché c'è il presidente di Federpharma, Augusto Luciani, il dottor Luciani, che in un'intervista spiega anche che c'è stato un grande utilizzo di ansiolitici, ma ci sta tutto, no? Lo capite bene, abbiamo vissuto un periodo davvero drammatico nella nostra Italia, anche se, lo ripeto, con tutte le riserve del caso, l'Umbria è andata meglio nel dramma, perché io ritengo sempre che basta un morto per essere sconfitti, no? Penso che siate d'accordo anche voi. Liste d'attesa, arriva la rivoluzione. Regione ok al piano per abbatterle, visite anche in orari serali, il sabato, la domenica e telemedicina, mi pare giusto. Gratta e Vinci, complimenti a lui o a lei, non so, Gratta e Vinci, 1 milione di euro al bar della stazione, colpo di fortuna a Spoleto, assunzioni, 3 pagine di offerte, il trova lavoro, questa è una bella iniziativa che fa ciclicamente Pierpaolo Ciuffi sulla Nazione e mi pare una cosa molto, molto buona. L'incidente, donna di 88 anni muore in ospedale, era stata investita in via Eugubina. I devoti di Sara, la santa bambina, 1000 persone per ricordarla, Gubbio folla al rito, poi va fuori strada, guidava ubriaco e anche drogato. 30enne finisce con l'auto in un fosso, il tasso alcolemico era 6 volte, avete detto bene, 6 volte oltre il limite. Vi rendete conto quanto pericoloso può essere una persona che si mette alla guida in quella condizione? Poligno, l'ira di Zuccarini, il sindaco, campo rom è emergenza sicurezza, il sindaco chiede l'intervento di prefetto e questore. Andiamo dentro i giornali con la pagina di Perugia del Corriere dell'Umbria, c'è Katia Turrioni e apre la pagina, lo Stato vende condominio Garibaldi, quasi 2 milioni per 10 unità immobiliari dello stabile di via Cacciatori delle Alpi che si affaccia su terminal autobus di piazza Partigiani. Salutiamo la collega Katia Turrioni perché sappiamo che ci segue. Divise a colori per 3.000 sanitari saranno distribuite in ospedale fino al 19 di agosto. Visibilità completo giallo fluo per tutti gli operatori del 118, così visibili anche di notte. Benissimo. Lavori, nuova pavimentazione, strada Montevire. Io immagino che non sarà sfuggito a nessuno che è abituato a transitare su quella via. Era davvero un disastro. Molto bene. Operazione arrestato un tunisino con 900 dosi di hashish. A Terni invece c'è Giorgio Palenga che scrive: gli impianti sportivi si potranno gestire anche per 20 anni. Il bando per aggiudicazione dei campi intitolati a Mirko Fabrizi, apripista, della nuova linea del comune che privilegia chi vuole investire nelle strutture. E qui c'è l'assessore Elena Proietti. Andiamo avanti, che possiamo prendere. Sapete cosa faccio? Metto gli occhiali perché almeno vedo un po' meglio. Ecco, mi rendo conto che stamani era un po' più complicato del solito. Allora, Jazz in August, Jazz ad agosto. Da domani a lunedì le acropoli blindate, posti contingentati per i concerti targati Umbria Jazz. Ecco tutte le misure del piano di protezione civile. Il presidente Laurenzi, serve il buonsenso di tutti, il presidente della fondazione. Dalle 19 accesso per 2.700 persone, crescono i posti e la capienza. In piazza 4 novembre, recintata per i concerti Jazz in August, ci saranno 350 posti a sedere preassegnati e distanziati per una capienza complessiva dello spazio fissata in 500 posti. Domani 2 spettacoli dalle 21.30 alle 23.30, poi 3 concerti al giorno fino a lunedì 10. Minimetro fino alle 2, ha cambiato, no? Qualche giorno fa avevamo fatto proprio un video sul fatto che il Minimetro aveva cambiato, allungato quantomeno le sue corse. Andiamo a Terni,
sempre con la nazione, taglia i servizi per disabili, c'è il contrattacco. A Terni le minoranze incalzano la giunta comunale, Anarni sbotta l'assessore al welfare, poi guidava ubriaco a San Benedetto Ternano denunciato. Da spirito nomade una moderna poltrona in dono all'oncologia, sono il gruppo dei fan dei nomadi, la Lega, nessuno toccherà quei fondi, parliamo della disabilità. E poi impianto a biometano, c'è la VAS, esulta il sindaco di Stroncone, il ricordo di Antiochia, agente morto a 23 anni nell'agguato a Casarà, morto a 35 anni, Roberto Antiochia. Cominciamo con i nazionali, ne abbiamo tanti, dai. Imprese, no al blocco dei licenziamenti, e questo tiene banco, insomma, ieri, non so, avrete visto anche i telegiornali, sono... è arrivata qualche buona minaccia, insomma, se le cose dovessero cambiare potremmo anche dichiarare l'agitazione, cominciare con gli scioperi, eccetera. Questi sono i sindacati, è lo scontro sulla possibilità di proroga fino a fine anno per la chiusura del rapporto. Confindustria, costi pesanti per lo Stato, così si pietrifica l'economia. Poi, le principali novità in arrivo, le aziende, rivalutazioni e costi ridotti e recuperi IVA più veloci. Mutui, piccole e medie imprese, moratoria di 4 mesi, premi anti-cash, ancora contributo ai ristoratori per acquisti made in Italy, arriva il bonus da 1.000 euro per il mese di maggio per i professionisti. L'oro tocca quota 2050, dollari, borse, il Nasdaq oltre 11.100 punti. Vediamo qui invece, Helbitz, monopattini, rileva Mimoto. Avanti ancora, scuola, 14 offerte dall'Italia e dall'estero per i nuovi banchi. Non sono tante, ma d'altro canto la richiesta era piuttosto singolare. Il Fatto Quotidiano, sempre la solita fotocomposizione del mattino, comunque ideona per la ripresa, tornare a licenziare. La solita lobby, oggi forse il Consiglio dei Ministri sul decreto agosto. La guerra nel governo, Confindustria, il grosso del PD e Italia Viva non vogliono l'alta ai licenziamenti, sino a fine anno chiesto dal Movimento 5 Stelle LeU, probabile proroga fino a ottobre. Poi, sopra, il commercialista leghista di Rubba, sopra la testata, di Rubba, presidente del SIN che distribuisce 5 miliardi di fondi agricoli Unione Europea all'anno, è indagato perché la Bellanova non lo congeda. Così c'è scritto, questo è il Fatto Quotidiano, spazza correnti e meno poteri ai capi di procura, Bonafede, nuovo CSM, gara dei banchi, altro che deserta, le offerte sono 14, vabbè se secondo voi sono tante. Le mail dell'ATS al sindaco ribelle sui test di Asorin, un boss avvertì l'agente di Moro e gli salvò la vita, addio cabaret. De Luca torna al vecchio odio. Poi in Italia 40 atomiche USA, ora arrivano quelle nuove, 75 anni dopo Hiroshima, abbiamo il record d'Europa. Zavoli, se n'è andato, grande giornalista a 96 anni, vero servizio pubblico, la voce e gli occhi degli altri, grande, grande, grande. 135 morti per il momento, ripeto, brutto doverlo dire, e 5.000 feriti, 300.000 le persone sono senza casa, Beirut, Ground Zero, in fumo pure il grano, ed è una cosa, un problema nel problema, perché le riserve sono praticamente finite di grano. Rutte in difficoltà in Olanda, i contagi sono in aumento e, come se non bastasse, Bertolaso vuol dare una mano. Povero Bertolaso. Quante gliene fanno? La banda del bando, Marco Travaglio, e qui fa tutta una serie di nomi e cognomi. A venire, Hiroshima, Nagasaki ricordano e ammoniscono. Andiamo sopra e guardate la foto, guardate la devastazione. Mamma mia, che roba. Day After a Beirut, il giorno dopo, è un titolo di un film, The Day After. La città sventrata dalle esplosioni, Libano, il lutto e al collasso economico, partono gli aiuti dall'Italia. Caritas mobilitata, il Papa preghiera e impegno. Il bilancio del giorno dopo conta 135 vittime, ma ancora decine purtroppo sono i dispersi e 5.000 feriti. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, siamo su Avvenire, scusate, giornale quindi appunto della Conferenza Episcopale Italiana, paese esemplare da sostenere fraternamente.
Marco Tarquinio, cioè il direttore che è Umbro, ora che questa notte è finita, addio e grazie a Sergio Zavoli. Possiamo andare, eccolo qua la morte di Sergio Zavoli, giornalismo spiegato al popolo. Andiamo a prendere Libero dopo Avvenire, l'apertura dedicata al mare col bonus vacanza, immigrati rapinavano turisti, una retata di delinquenti in spiaggia. Gang di africani in ferie ad Alassio con sussidio statale picchiava la gente per derubarla, esclusivo intervista ai clandestini in fuga. Mangiamo male, veniamo perché il vostro governo parla e basta, vogliamo lavoro. Un attimo, Vittorio Feltri, sessismo immaginario. C'è l'imbecillità di gregge, non l'immunità, dice Vittorio Feltri. Poi per lui Beirut è una città libica, ennesima gaffa di un grillino ignorante. Vabbè, insomma, è abbastanza distante. Chi gode e chi no del disastro libanese, il paese dei cedri, così si chiama anche il Libano, rovinato dai migranti. Ancora Vittorio Feltri, dentro la nostra mente la timidezza è la vera forza dei deboli, perché la psicanalisi ha proprio fallito. Renato Farina, e poi pensionati beffati, condannato il sindacato, le marachelle della CGIL, nuovo attacco alle auto diesel, il ministro Costa in guerra col gasolio. Ma lo sapete che poi le auto che sono ibride e quelle totalmente elettriche si svalutano di più? Addio Sergio Zavoli, l'ultimo dei grandi, a Francesco Specchia che lo ricorda, decano dei giornalisti. Il Tempo di Bekis, comandano i Benetton, dice Palazzo Chigi è forte solo a parole, il governo mette sulla faccia feroce, ma la famiglia veneta continua a fare il bello e il cattivo tempo. Niente, revoca Palazzo in centro a Roma regalato, e ora anche lo schiaffo a Cassa Depositi e Prestiti su Autostrade. Poi il Tempo di Osho, il Senato non farà vacanza, chiusi 18 giorni. Che te scoccia venire da magna, che te scoccia venia da damagnà ai gatti. E vabbè, dai. I rosso-gialli partono all'assalto della cassa, e ancora a Cassino una crisi politica della Madonna, la M maiuscola, cittadinanza onoraria alla Vergine, insorgono i fedeli di San Benedetto e il sindaco ritira l'atto. L'abbazia benedettina, San Benedetto da Norcia. La mega esplosione a Beirut per colpa dei magistrati, la tragedia in Libano, vicini agli amici libici, comiche grilline alla Farnesina. Sì, è vero. Immigrato beccato a rubare in macchina, niente da fare, i rom sull'autobus sono imbattibili. Questa è la storacciata. Moria dei kiwi a Latina, appello alla regione, il giallo degli alberi. Avanti ancora con la Nazione di Firenze, abbiamo tanti davvero, bisogna che mi vada un po' più veloce. Braccio di ferro sui licenziamenti, il governo vuole limitare il blocco a 15 ottobre, sindacati verso lo sciopero generale, Confindustria contro la moratoria, scuola 50.000 assunzioni, avremo classi meno numerose, allarme virus negli Stati Uniti d'America, New York chiude gli ingressi alla città, disastro. Lotto per noi disabili e per farsi ascoltare, Luigi occupa la regione. Incubo rifiuti, ora un piano per la Toscana. E qui Anna Maria Traglia racconta la relazione con leader cubano. Ero sposata, cattolica e anticomunista, ma che passione, io e Fidel, 40 anni d'amore. Andare a vedere, Fidel Castro, ok? Andare a vedere, raccontare la lezione di Zavoli, andare a vedere e raccontare, bello per i giornalisti, soprattutto noi di oggi che siamo molto legati al web, a quello che si può fare stando proprio seduti, non è esattamente la stessa cosa di quei tempi. Rapporti tra prof e studentessa, sciocca al liceo, indaga la polizia, siamo a Firenze, sparisce l'organo di Orsa Michele, è stato venduto, il patto con Roma, aiuti e sgravi per le imprese. E poi qui c'è Zavoli, mettetemi con Fellini, no? Il grande giornalista scomparso a 96 anni, il mistero di Viviana, l'ipotesi della fuga, sparita col figlioletto, appello del marito. Italia Oggi dà come titolo capocronaca bonus 1.000 euro in automatico. I professionisti ordinistici non dovranno inviare nuove domande perché gli importi andranno a coloro che hanno già avuto l'accredito di marzo e ad aprile. Piccola media impresa, altri 4 mesi di moratoria.
E poi ora è proibito anche dire donna e la CNN si adegua. La stampa di Torino. Stampa di Torino mette tasse, scuole, trasporti, scattano le nuove regole e poi c'è addio a Zavoli, la memoria della Repubblica. Qui a sinistra invece la grande fuga da Beirut in 300.000 senza casa. Le notti scatenate dei giovani a Ponza fra alcol, risse e ricoveri in ospedale. Complimenti, questa che è una vera e propria perla, l'isola di Ponza, bellissima. Il lavoro da difendere. E qui ancora, chi ha paura dei diversi, il caso, una legge contro l'omotransfobia. Poi il pioniere della nuova televisione, si fa riferimento a Sergio Zavoli. Grande, grande davvero, anche poeta tra l'altro. Fino all'ultima riga, Mattia Feltri, qui nel suo fogliettone che si chiama Buongiorno. Il Dubbio, vediamo un po' Il Dubbio stamattina con che cosa apre, se riesco ad arrivare in cima senza dover violentare la pagina. Sorteggio no dei magistrati. Oggi riforma del CSM in Consiglio dei Ministri e già polemica sul sistema per eleggere i togati. Alba Monte, leader di area San Germano, ex numero 2 di ANM. Estrarre a sorte i candidati mancanti produrrà solo distorsioni. Un momentaccio. Il giornalista ex presidente Rai morto a 96 anni. Addio a Zavoli, l'uomo che riusciva a interpretare persino i sogni di Fellini. Con i morti in mare naufragano i nostri valori. Giussi Nicolini. Alessandro Porro, fermare chi salva le vite, un rischio per la sicurezza. Poi la delegittimazione passa per il Covid tra segreti e bugie. Il Copasir che chiede gli atti al comitato. Prima no e poi sì. Vedremo un po' se ci hanno nascosto qualche cosa. E se nel frattempo si frasca qualche cosa che c'è da far vedere. La lunga notte di Beirut. Tra morti, macerie e sospetti sono almeno 135 le vittime, 5.000 i feriti e 300.000 per il momento. Ma sono cifre buttate là ancora, e gli sfollati. La verità, così Benetton ha gabbato Conte, un nuovo grande successo dell'avvocato di se stesso, altro che cacciata dei magliai veneti, altro che schiaffoni agli imprenditori responsabili del crollo del Morandi. La loro Atlantia è ancora in sella ad Autostrade, ha rotto la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti e continua a gestire la rete, nuovo ponte compreso, e questo è veramente il massimo. Vacanze romane. Dal premier a Casalino, dalla Boschi a Di Maio, sui rotocalchi, foto rubate per finta ma con autentico Photoshop. Il PD vuole la marcia indietro sugli 007. Stavolta Giuseppi ha esagerato, anche gli alleati sono pronti a modificare la norma sui servizi assieme all'opposizione. Intanto Paola De Micheli tenta di piazzare al DIS l'ex comandante dell'arma a Piacenza, e qui si inzuccano sui bonus anziché dare più soldi ai lavoratori. Paiono marziani. Paolo Del Debbio. E poi qui invece c'è Fico, invasione di figli di al concorso per fare i nuovi mandarini. Vi racconto il prete rosso, pura gioia del suono. Uto Ughi comincia oggi le sue lezioni di musica. La corona è un simbolo, Juan Carlos l'ha venduta per 30.000 denari. Che brutta fine, bruttissima, proprio brutta, mamma mia. Dopo la verità, il Corriere della Sera, treni, autobus, regole rigide, distanza di un metro anche sui trasporti locali, speranza non è finita. Poi Zavoli, la voce che raccontò l'Italia di tutti, e guardate, sembra davvero Ground Zero. Catastrofe Beirut, il mistero del deposito, oltre 130 morti, decine di dispersi, 300.000 gli sfollati. Era Corriere della Sera. Il giornale invece ganasce all'Italia, tutto fermo. Il governo conferma il taglio dei posti sui treni, ferma Ryanair e tassa il diesel dei camion. Ma come cappero si fa? E i sindacati pensano a scioperare. Già, è vero. Scuola, le imprese contro il bando, impossibile. Qui c'è Zavoli, maestro della TV seria, quello scherzo al telefono. Poi ancora, viva gli ipocriti, catto comunisti che ci odiano perché diversi. Qui è Alessandro Sallusti che scrive, il direttore. La sanità anti-Covid in Campania, mai collaudati gli ospedali speciali, l'inchiesta che imbarazza il governatore del PD. Nel fogliettone Beirut, dopo la tragedia, lo spettro della guerra civile, la pista dell'incidente in un deposito di armi, 135 morti, 300.000 sfollati. Ma come si fa a tenere un deposito di non so che cosa, ma così esplosivo, no, all'interno di una città? Ma per piacere.
Regioni senza regole, un rischio, dice il messaggero. Le indicazioni dei tecnici del Comitato Tecnico Scientifico al Governo. Le amministrazioni rispettino le norme, distanziamento esteso anche per i trasporti locali, stadi e discoteche, divieto confermato. Ma come vogliono far sopravvivere? Ci vogliono affamare più di quanto già non è stato fatto. Pallotta Friedkin, Roma a un passo dalla cessione, quindi novità per lo sport. Mi pare, no, abbiamo un altro giornale, La Notizia, eccola qua La Notizia. La Lazio delude, ma Lotito ha fatto gol, ripescato senatore grazie al centrodestra. E qui sono due notizie. Poi qui focolai Covid in tutta Europa, solo l'Italia resiste al virus. Beh, mi pare che abbiamo subito abbastanza. Sugli sbarchi ci vuole fermezza. È tutto per la rassegna lunghissima, devo dire. Chissà che cosa ci dirà Danilo Vignini da Rete Sole. E adesso è il momento del nostro telegiornale. Vi auguro quindi buona giornata. Ciao da Marcello, da Umbria Journal TV e da Rete Sole. Ciao. Nessuna traccia della droga, dello stupro nel drink, nessun rapporto completo e niente lesioni. È quanto emerge dagli esami tossicologici effettuati dopo la denuncia della Perugina in vacanza a Gallipoli, in Puglia. Lo riporta oggi il Corriere dell'Umbria. La ragazza, ai carabinieri, aveva detto che temeva di essere stata stuprata, ha raccontato di accusare dolori molto forti al basso ventre e di avere un vuoto di memoria. I carabinieri di Gallipoli hanno interrogato due ventenni italiani coinvolti nella denuncia di presunto stupro. Uno di loro si è appartato con la giovane quando lei ha perso i sensi per l'abuso di alcol, ha chiamato i soccorsi. È successo fuori da una discoteca in zona Baia Verde. È stata sentita anche l'amica della perugina, che ha confermato la versione dei fatti. La ragazza è già tornata a Perugia. Nuovi elementi emergono nell'inchiesta per la morte di Guido Conti, ex comandante umbro del Corpo Forestale dello Stato. La Procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto di chiudere il caso archiviandolo come suicidio, ma la famiglia ha depositato una nuova opposizione alla richiesta di archiviazione. Lo riporta oggi il Corriere dell'Umbria. Due testimoni da sentire ci sarebbero. Si tratta di due colleghi con cui il generale aveva parlato negli ultimi giorni di vita. L'avvocato della famiglia elenca tre utenze telefoniche ancora da identificare. I numeri in tutti e tre i casi erano entrati in contatto con il telefono del generale poco prima che fosse ritrovato morto. Poco dopo le 12.30 di oggi, il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, il SASU, è stato allertato dalla centrale unica operativa del 118 per una turista tedesca 63enne infortunatasi su un sentiero all'interno del parco della Cascata delle Marmore. Sul posto si è recata una squadra del SASU proveniente da Terni e, una volta stabilizzata la paziente, la donna è stata portata in ospedale al Santa Maria. Ancora due casi accertati di coronavirus in Umbria, 1.479 totali. Dove si registra però anche un nuovo guarito, 1.364, e un dimesso dall'ospedale di Terni. Ora 6 ricoverati, nessuno in terapia intensiva. È il quadro che emerge dal sito della regione. I due nuovi casi vengono entrambi indicati a Passignano sul lago Trasimeno. Salgono così da 34 a 35 gli attualmente positivi, mentre rimangono 80 i morti registrati dall'inizio della pandemia. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 1.131 nuovi tamponi, 124.855 in totale. Tornano a Norcia le campane della Torre Civica. Saranno restituite alla città giovedì mattina, dopo essere state oggetto della prima parte del restauro presso il deposito di Santo Chiodo a Spoleto. Il campanone e le tre campane saranno ricollocate nella cella campanaria in fase di rimontaggio, in una incastellatura in acciaio autoportante. Si tratta di un'accortezza antisismica. Gli interventi sulla torre sono stati finanziati tramite Art Bonus ad opera della Fondazione Brunello Cucinelli, anche con il contributo di Moreno Ciarapica. Il restauro delle campane, che verrà completato una volta che saranno di nuovo al loro posto, è stato finanziato da Antonio Tajani. Un approccio integrato e multiprofessionale che vede coinvolti medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti e i farmacisti. La riorganizzazione dell'attività del CUP regionale su due livelli, il primo dei quali potrà essere garantito anche in modalità di Smart Cup. La telemedicina e l'attivazione di sedute straordinarie in orario serale il sabato e la domenica sono i punti chiave del piano operativo approvato questa mattina dalla Giunta regionale dell'Umbria per garantire il recupero delle prestazioni sanitarie sospese o ridotte nel periodo di lockdown.
Occorre ritornare a vivere con prudenza e cautela, ma occorre ripartire. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI e arcivescovo di Perugia, soffermandosi sulla crisi economica legata al Covid. Lo ha fatto in uno scritto riflessione sul settimanale cattolico La Voce. I dati della crisi economica che leggo su tutti i giornali sono spaventosi, ha detto Bassetti. Le saracinesche ancora chiuse che vedo in alcuni negozi aggiunto mi lasciano amarezza e inquietudine, perché dietro ci sono uomini, donne e famiglie. Massimo 7 giorni e strada Montevile tornerà una strada senza più buche e logoramenti della sua superficie. Sono cominciati oggi i lavori di bitumatura dopo gli ultimi interventi della rete Open Fiber che hanno interessato strada Montevile nel tratto compreso tra strada Perugia, Ponte Valle Ceppi e i civici 24-28. Questa è un'altra strada che c'era stata più volte segnalata dai cittadini. Oggettivamente le condizioni della stessa erano condizioni ammalorate. Abbiamo detto più volte che saremmo intervenuti nel 2020 e sono contento di aver rispettato questi impegni. Il Comune di Perugia ha emanato un'ordinanza sindacale che dal 7 al 10 agosto, in occasione di un Bregez, vieta ai titolari di esercizi pubblici del centro storico di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e in contenitori metallici dalle 18 alle 6 del giorno successivo. La stessa ordinanza vale anche per i fruitori di detenere contenitori di bevande in vetro e lattine. Inoltre, ai soggetti che accedono all'area del centro storico dalle 18 alle 2 è fatto obbligo di indossare le mascherine in caso di stazionamento e quando non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Profondo nocciolo depressionario in quota staziona tra Ionio e Basso Adriatico, favorendo instabilità su diverse regioni. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 6 agosto. Al mattino piogge o temporali sparsi sulle coste adriatiche e stretto di Messina, bel tempo altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-est, sulle regioni centro-meridionali e parte della Sicilia, con temporali sparsi anche di forte intensità tra Campania e Basilicata. In serata è in notata tendenza ad una lenta attenuazione dei fenomeni sui rilievi, possibilità di persistente attività temporalesca sulle coste di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Le temperature minime sono attese in calo al sud e in aumento sul resto della penisola, massime in ripresa un po' ovunque.